Costa Toscana, IGT Rosso Ligustro, annata 2021, Costa Toscana, IGT Bianco Steccaia, annata 2022, Podere La Regola. Siamo a Ribarbella, in provincia di Pisa. Siamo in Toscana, quindi, nell'Alta Maremma, in Val di Cecina, a circa 5 km, proprio a tir di schioppo al mare Tirreno, nel comune di Ribarbella, in provincia di Pisa. Qui ha sede Podere La Regola, un'azienda storica che nasce alla fine dell'Ottocento come azienda, diciamo così, a conduzione familiare, inizialmente solo con produzioni familiari. Oggi invece siamo arrivati alla quinta generazione e l'attività si è allargata, ovviamente, e è attiva sul mercato nazionale e internazionale. Ecco, l'azienda dispone di circa 25 ettari di vigneto, tra 50 e 200 metri sul livello del mare, più o meno, coltivati sia ad autoctono, abbiamo visto prima il Toscana Bianco IGT da uve Vermentino, quello lì, ma anche coltivata, oppure anche Sangiovese per quanto riguarda i vini rossi, ma questi vigneti coltivati anche con uve internazionali, Merlot e in particolar modo il Cabernet Franc, il cui cru, diciamo così, il cru La Regola, è stato premiato, è sistematicamente premiato dalle principali guide vini italiane. Quest'anno ho avuto modo di degustarlo al Vinitaly 2023 e devo dire, però lì siamo a fascia alta, diciamo così, altissima, vini d'eccellenza, ecco, un grande Cabernet Franc. Ecco, invece qui, con questi due vini qui, torniamo un po' con i piedi per terra, diciamo, e uno è il bianco da uve Vermentino, l'altro, il rosso, il Toscana Rosso IGT, è un assemblaggio, diciamo così, di uve autoctone e internazionali, Sangiovese, Syrah e Merlot. Ecco, ricevono questi due vini, peraltro, riconoscimento dalla critica enologica internazionale. Siamo qui tra i 91 e 92 centesimi di valutazione numerica, fatta appunto dalla critica enologica internazionale, dai grandi critici che sono più noti nel settore. Ecco, adesso tocca a me, vediamo che tipo di valutazione farò io.